Roberto Saris, vabbè, a parte chi gliel'ha fatto fare, ma l'ha già detto. Dunque, io so che i candidati della lista Pari per fermare il declino sono stati scelti in base a una presentazione di curriculum, mi sembra, almeno mi è stato detto così da una candidata al Parlamento che mi ha detto che io non, nella mia vita tutto avrei immaginato tranne che fare politica. Poi, vabbè, ho mandato questo curriculum. Ecco, cosa crede che nel suo curriculum sia piaciuto o abbia interessato? Perché il suo curriculum è stato scelto da Giannino e dalla sua lista? Poi mi risponde dopo, adesso faccio tutte e tre così. Facciamo prima. Invece a Massimo Castoldi, che è professionalmente impegnato nel mondo della sanità e sappiamo in che... Non so se dire macelli o comunque parliamo di riorganizzazione un po' della sanità a livello italiano e poi vabbè, a livello lombardo ci sono degli scandali che hanno fiaccato anche questo sistema, saranno insomma, i personaggi li conosciamo e sono di tutto, proprio di tutto rilievo, visto che ovviamente hanno sempre detto che la sanità lombarda è il fiore all'occhiello del mondo, sì, va bene, fiore all'occhiello, però si è rubato e si è rubato anche tanto. Quindi il rischio adesso a questo punto si sta parlando di potenziare la sanità privata, cioè più che potenziare la sanità privata, togliere dei servizi dalla sanità pubblica. Ecco, come state affrontando, come sta affrontando la sua lista questo problema e quali secondo lei possono essere le risposte che si possono dare alla gente comune, ai pensionati, insomma, ai precari, a quelli che hanno più problemi oggi anche di accedere alla sanità privata, magari. Invece a Paganelli, Madonna mia, c'è tanto da chiedere. No, più che altro perché lui forse è quello che tra di voi, no, forse sicuramente quello che tra di voi in passato ha già, insomma, fatto un po' di politica, nel senso che vabbè, è stato in un partito, poi quindi il motivo perché ha lasciato quel partito ce lo può dire. E cosa invece in questa nuova esperienza, a questo punto, cioè che differenza c'è tra essere candidati con Scelta Civica oggi dall'aver fatto politica in un altro partito? Molto importante, insomma, soprattutto in Lombardia, e vabbè, magari qualcosa sui suoi programmi più specifici se diventerà consigliere regionale. Bene, allora per prima cosa volevo fare una precisazione. I requisiti chiesti dalla direzione del partito erano un pochino più ampi rispetto al curriculum, nel senso che era necessario sottoscrivere l'accettazione di un codice etico, che insomma è estremamente importante. E poi c'erano due piccoli documenti da allegare alla richiesta, che erano il casellario giudiziario e i carichi pendenti, che è un altro tema di cui insomma siamo abbastanza orgogliosi come organizzazione. In termini di specificità del mio curriculum, io credo che quello che c'è sul mio curriculum è essenzialmente quello che normalmente viene apprezzato dalle aziende per cui ho lavorato. Io per una serie di coincidenze della vita mi sono trovato da ragazzino, proprio appena laureato, a occuparmi di introdurre nella società innovazione. Io iniziai nel 1984 a far sparire dagli uffici tecnici il tecnigrafo e mettere computer con i software per la progettazione assistita al computer, per la produzione assistita al computer. E tutta la mia carriera è andata avanti in questo modo, cioè continuando a occuparmi di innovazione tecnologica. Ho avuto un ruolo chiave nel lancio della domotica, per esempio in Italia. E per cui questa attività ha portato un approccio professionale alla problematica, quindi l'analisi del problema e cercare di raccogliere il consenso dagli interlocutori che mi stanno attorno per promuovere le modifiche e i cambiamenti.
Io onestamente penso che questo sia esattamente quello che c'è bisogno adesso in Italia. Ci vogliono delle persone che sanno capire quali sono le problematiche, capire come queste problematiche possono essere superate utilizzando degli strumenti di vario tipo, cercare il consenso sulle metodologie che andiamo ad adottare per implementare questi cambiamenti e farli i cambiamenti. Fare i cambiamenti. Spero di aver risposto. È una domanda magnifica perché mi aiuta proprio a tirare fuori un argomento che avrei voluto io se non fosse stata sollecitata. Premessa, il servizio è pubblico, quindi il servizio nel campo sanitario, come in tutti gli altri campi, è per la gente, deve essere per la gente, quindi il servizio pubblico sanitario si trasforma in prestazioni, in servizi, in distretti, in territorio coperto dalle attività ospedali e quant'altro. Però si concentra prevalentemente in questo concetto di prestazioni erogate, erogabili e che saranno erogate in futuro. In Regione Lombardia i dati sono reperibili facilmente, però io qua ho uno studio dell'Istituto Bruno Leoni che è abbastanza accettabile, non vale? Direi che condiviso, È roba direi vostra, no, no, che condiviso, no, sarebbe roba vostra, insomma, ho fregato tutti, facendo così, ho rubato i loro argomenti. No, allora, questo studio Bruno Leoni dichiara che attualmente in Lombardia la sanità, il servizio sanitario è erogato per il 64% da strutture di diritto pubblico e per il 36% da strutture di diritto privato. Quindi il servizio pubblico lo erogano privati e pubblico. Qual è la prospettiva che io mutuo dal programma di Maroni e qual è il futuro secondo il nostro programma? Il futuro è quello di proseguire in questa operazione di equilibrio dell'erogazione del servizio tra pubblico e privato, perché dietro questo servizio ci stanno dei calcoli, dietro queste valorizzazioni che ho detto prima e che trovano, diciamo così, nel nomenclatore tariffario, termine ultratecnico, per le prestazioni ambulatoriali e nel DRG, Disease Related Group, per quanto riguarda il recovery, un punto comune sia per i pubblici che per i privati. Le regole sono le stesse, le stabilisce la legge regionale sulla base di una legge nazionale. Allora l'equilibrio va mantenuto perché sempre Regione Lombardia pubblica dei dati nella quale dice che una prestazione erogata dal servizio sanitario privato a valore 1000 costa 900. Su quel 10% qualcuno potrà dire, vabbè, dovete ridarlo per forza alle attività sanitarie, qualcuno dice sono la giusta remunerazione di chi fa l'imprenditore, si potrebbe discutere su questo, però un dato è fondamentale, credo da tenere a mente, una prestazione valorizzata a 1000 costa 900 in una struttura privata. Una prestazione, sempre dati di Regione Lombardia, che è proprietaria di tutti gli ospedali pubblici, cioè quindi non è che parla per conto di qualcun altro. Questa stessa prestazione mediamente in un ospedale pubblico 1000 costa 1200. Allora è facilmente intuitivo, credo, per tutti che se si spostasse questo equilibrio del 36-64, verosimilmente per i cittadini della regione Lombardia ci sarebbero meno prestazioni, perché se costano troppo o che se costano di più, difficilmente potrebbero essere erogate a parità di bilancio, perché il problema del bilancio lombardo è che da quest'anno per la prima volta si è ridotto il finanziamento sanitario, trasferimenti dallo Stato. Chiudo solo con un'ultima particolare, anzi due, scusate, 2 minuti ancora, posso? Lo scandalo salta fuori sulla famosa legge d'Accò, la semplifico e la chiamo legge d'Accò.
La gente pensa che grazie alla legge D'Accò i privati hanno avuto più soldi per fare le loro attività. Sempre lo studio Bruno Leoni, questo qua, dichiara che, scusate che metto gli occhiali, dall'anno 2003 all'anno 2010, cioè per ben 7 anni consecutivi, l'80% di questo finanziamento erogato dalla legge D'Accò è andato a chi? Agli ospedali pubblici. Il 20% agli ospedali privati. Allora io credo che la gente debba sapere che se il 35-36% è stato erogato dal privato, ci si doveva aspettare che anche il 36% della legge D'Accò finisse nelle tasche dei privati. Invece non è così, è sbilanciato, ce n'è di più all'interno degli ospedali pubblici. Ma non sto a dire che è sbagliato e giusto, perché il finanziamento aggiuntivo finanzia per l'appunto delle funzioni aggiuntive difficilmente valutabili sulla base del DRG, di quei due termini tecnici che ho detto prima. Quindi potrebbe essere che grandi ospedali hanno avuto, non so, il centro del tessuto, il centro trapianti, la banca dell'occhio, i servizi di medicina trasfusionale. Vale tutto. Sta di fatto che tra i primi 10 ospedali che hanno ricevuto finanziamenti aggiuntivi grazie alla legge D'Accò, 9 sono pubblici e 1 è privato. Allora vado ancora, perché mi piace essere preciso, a sfrucugliare chi è questo privato. Qui qualcuno mi potrebbe dire, ah ecco, casca l'asino, è il San Raffaele. Il San Raffaele è l'unico ospedale privato nel primo nel ranking dei 10. Però io non ci ho mai lavorato, ma ne sento parlare bene. Al di là dell'aereo privato di Don Verzé, no, è un'altra questione. Però al di là di questo, credo che qualche motivo per cui San Raffaele dei finanziamenti aggiuntivi potesse prenderli c'è. Non so se è giusto che li abbia presi tutti quelli, non lo so, qualcun altro lo deciderà, cioè se c'è stato qualche motivo di interesse privato in atto pubblico, ma non lo so. Dico però che anche quella legge D'Accò lì ha mantenuto, secondo me, una chiara traccia molto ben leggibile dei dati. Quindi mi piace la domanda e ringrazio, proprio perché serve per capire che c'è un equilibrio e Maroni vorrebbe mantenere e crescere in questo equilibrio. Dico l'ultima cosa sul programma. Credo che sia una necessità, e la necessità si manifesterà nel nostro programma, nel dire che c'è bisogno di una revisione verso il territorio del sistema sanitario Lombardia, perché è cambiata la necessità della popolazione. La popolazione sta invecchiando, c'è bisogno di servizi più vicini a casa loro, al territorio, non di alta complessità, alta specialità, alta spesa, ma vicini alla gente, quindi facilmente raggiungibili. Si chiameranno ospedali? Spero di no, credo di no. Saranno servizi poliambulatoriali aggregati, saranno nei comuni, sarà qualcosa di diverso. Se, ricordiamoci però che la torta è sempre la stessa, anzi in diminuzione, per cui è solo con una revisione di questo processo che si potrà sostenere la sfida dei prossimi anni. Grazie. Si chiama bandolo della matassa, eh? Dopo, ognuno di noi ha il suo, magari riusciamo anche a dipanarlo, ma nel frattempo facciamo anche un po' di teatro. Allora, grazie Laura, grazie, perché questa domanda, che è perché sono venuto via da quella cosa là che dove stavo prima, mi aiuta a dire una serie di cose che avrei dovuto in qualche modo trovare il modo di dire. Però io partirei proprio dal fondo, da quello che ha detto Massimo Castoldi, perché prima, quando lui ha citato il centro Bruno Leoni, io ho reagito in maniera abbastanza, come dire, spiritosa, spero. Il fatto è che uno dei fondatori di Fermare il Declino, che è un amico e si chiama Carlo Stagnaro, è uno dei principali studiosi del centro Bruno Leoni. Si occupa di un'altra cosa, per la verità, si occupa di diritto ambientale, di energia, eccetera. Quindi, però finisce che poi ci troviamo tutti a pascolare all'interno di un
come definirlo, prato, perché noi non abbiamo recinti. Questo, di questo vorrei essere chiaro, non credo di dover testimoniare niente a nessuno, ma questi due signori li conosco un pochino e so che i loro recinti non esistono. Per me, quello che sto per dire, spero valga altrettanto. Perché spero valga altrettanto? Perché io sono stato iscritto al Partito Liberale da quando avevo 18 anni. Quando mi sono accorto che questo paese non era in grado di rispondere alle istanze di un partito che si limitava in linea di principio a generare proposte partendo dall'1,8 quando era il 2,2 andava bene, cioè percentuali come diceva Bossi da prefisso telefonico, ho provato a vedere se c'era qualche orizzonte diverso. Mi sono inserito nella scia di tutti i referendum della dinamica costituzionale proposta da Mario Segni, li abbiamo vinti tutti, meno uno, ed è stato un vero peccato, ma li avevamo vinti tutti per restituire legittimità a questo paese. Cioè questo è un percorso che ha una voglia di vedere la nazione risorgere diverso. Io nel 1989, quando c'è stata la bida per Einigung, giusto per capirci, perché il tedesco è una lingua bellissima e Beruf ha parecchi significati, dopo andiamo a Beruf, però io ero in Germania quel giorno, quando sono venuti giù i muri, quando abbiamo festeggiato, ma perché noi ci credevamo, noi volevamo, come ho detto prima, che l'Europa fosse un altro mondo e ci crediamo tuttora, anche se ho 48 anni, 48 anni francamente che sono ancora all'inizio per fare quello che dobbiamo fare insieme. Allora, il mondo di cui stiamo parlando è il mondo in cui Segni ci aveva regalato uno spazio di manovra, quello in cui avremmo vinto le clientele e avremmo potuto vedere l'Italia camminare in base al merito. A me la parola meritocrazia non piace, cioè meritocrazia vuol dire comandano coloro che hanno il merito. Non so qual è la telecamera buona, vorrei guardarla in faccia, va bene, quella che è. Meritocrazia è una puttanata, perché l'espressione merito è sufficiente per assumere il concetto. Io non devo vedere uno che comanda perché se lo merita, io devo vedere che coloro che se lo meritano vanno dove si meritano di andare. No, è diverso, è diverso. Se qualcuno in questo mondo si merita di andare a quel paese, è giusto che vada a quel paese, ed è dove gli italiani tendenzialmente stanno cercando di mandare un certo tipo di personaggi oggi. Ma quando eravamo là nel 92 a fare quel lavoro lì, noi speravamo di arrivare esattamente ad ottenere qualcosa di questo genere, cioè di dare spazio al merito. Non è accaduto. Ci sono stati personaggi molto validi che hanno proposto di generare dei luoghi, uno di questi era Forza Italia, dove si verificasse uno scambio, una miscellanea di idee, uno scambio, ma anche la Lega era così, io me lo ricordo, uno scambio, una miscellanea di idee dove si potesse proporre qualcosa e questo qualcosa fosse effettivamente realizzabile per il bene del paese. Ora, chi ha vissuto la politica negli ultimi anni si è dovuto rendere conto che in realtà noi abbiamo trovato una piramide rovesciata in cui a comandare erano quelli che stavano in cima e determinavano quello che doveva essere scelto dal basso, per cui alla fine delle idee, delle proposte, tutti noi, a partire dal centro Bruno Leoni in poi, non c'era spazio. Per cui siamo rimasti idealmente, perché io ero stato eletto, per esempio, quando mi sono accorto di questa situazione, ero stato eletto consigliere comunale a Lissone come consigliere del PDL, allora Forza Italia, io sono rimasto lealmente a fare il mio mestiere di consigliere comunale, credo anche di averlo fatto in maniera tale da generare un certo grado di serenità amministrativa in quel comune, ma quello che sono i dati e che sono emersi come dati, insomma, è che non c'è stato spazio per fare qualcosa. Ecco perché ho lasciato volentieri il PDL al suo destino, anche perché oggi, in questa campagna elettorale, abbiamo la possibilità di verificare come di fatto quelle dinamiche siano continuamente sclerotizzate, ripresentate e sempre più in qualche modo approfondite, abbrutite da qualcuno che non è capace di offrire idee, si limita a offrire slogan, alcuni dei quali anche discutibili, perché
in certi passaggi pubblicitari che ho visto, francamente io fossi stato certo, una certa signora mi sarei sentita violentata sul posto, ecco, giusto per non fare riferimenti a cose che abbiamo visto in tanti. Per cui uscire da quel meccanismo è stata una necessità di testimonianza di quella che era una posizione liberale mai dimenticata, mai soffitta, che io mi porto dentro e che in questo momento credo abbia trovato un posto interessante dove esprimersi con Albertini. Vorrei fare, da questo punto di vista, e solo per fare un esempio, un passaggio su quello che è stato detto con riferimento alle dinamiche della sanità lombarda, perché le percentuali sono a volte curiose, no? È stato detto 36%, 30 dispari per cento di privati, eccetera, eccetera, in realtà 36% e il resto pubblico. In realtà questo è il dato nazionale, ma il dato nazionale è fortemente drogato dal dato lombardo. Ah, il dato lombardo, ok, no, non avevo questo passaggio importante, perché il dato comunque lombardo è drogato, perché noi importiamo salute, sanità da fuori. E l'errore di base, importiamo i malati. E questo è un passaggio importante sul quale bisognerebbe discutere, perché se noi, a parte il bilancio della regione dove abbiamo crediti verso Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, tutto il mondo, e questo non lo faccio per fare il leghista, il punto fondamentale è noi dobbiamo rivedere le logiche e il modo in cui interpretiamo questi dati, perché la sanità lombarda non può essere gestita in modo tale per cui il lombardo che paga isti tasse e c'ha un certo tipo di struttura arriva ad avere la sua prestazione fra 4 mesi perché c'è una fila nella quale vengono messe altre persone, però se sei amico di Tizio forse quella fila la salti. Ecco, so che non avviene questo in Zucchi, però mi rifiuto di accettare l'idea che avvenga dovunque in Lombardia, ma sta avvenendo. E allora se questa è l'efficienza del sistema Lombardia dobbiamo rivedere qualche passaggino. Ecco cosa ci sta a fare il Gigi Paganelli dentro a la lista Lombardia civica di Albertini, che poi in realtà effettivamente tu hai parlato di scelta civica, quindi c'è la connessione con Monti abbastanza rapida, perché dire determinate cose è scomodo e in certi mondi come quello di Maroni, come quello del PDL, non si può, banalmente. Quindi se uno ha da dire questa cosa al Salvitino glielo troncano. Allora io mi sono stufato di farmi troncare le dita, ne ho 10 su 2 mani, vorrei tenerle tutte. Quindi chiudo, perché sennò questo signore mi ammazza, e chiudo con la parola Beruf, perché Massimo è stato estremamente simpatico nel citarlo. La traduzione più adeguata, secondo me, in tedeschino un pochino ne parlo, insomma, di Beruf è meste, Brianzolo, vuol dire quello che tu fai quando fai qualcosa in cui credi, punto. Può essere il lavoro mentre lavori, può essere la tua passione hobbistica mentre questi del memeste. Se tu vai nel sud della Germania, in Svezia, o anche, va bene, anche la Baviera, che non a caso, a differenza dell'Italia, lì il rapporto è un po' capottato, lì la ricchezza quella vera, quella di quelli che lavorano sodo, sta un po' più a sud, ecco, allora meste, quando tu parli di Beruf lì, stai parlando di quello che tu sei chiamato a fare, Berufen, chiamato a fare. Ed ecco la fine della risposta, volevo arrivare lì, no? Io sono qua perché non so per quale remota ragione, invece di preoccuparmi solo di fare studio legale, che tutto sommato non mi viene male, ancora oggi sono qua a provare a fare il memeste, che è anche partecipare, come del resto questi due, cioè Roberto e Massimo, io non voglio dire, siamo tutti della stessa razza, tutta gente che mette le chiappe sulla graticola, scusatemi telespettatori, perché ci crediamo in quello che stiamo facendo. È il nostro mestiere oggi partecipare a provare a far diventare questo paese un paese vero.